Gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto tifosi napoletani, bentornati, bentornati. Bene ragazzi, dopo aver vinto, beh, dopo non ci vediamo da un po' di tempo, dopo i deludenti pareggi con Torino e Genk, siamo tornati a vincere con il Verona per ben 2-0 ieri. Un Napoli che comunque ragazzi però non c'è tanto, perché abbiamo praticamente quasi regalato un primo tempo al Verona, tant'è che grazie a Meret che ha fatto tre straordinarie parate in un'unica azione, non abbiamo subito gol, ma questo Napoli però ragazzi non si può permettere di soffrire con squadre del genere. Non possiamo permetterci di soffrire con squadre come Verona, Brescia, perché poi alla fine il gol ti scappa e col Cagliari infatti abbiamo perso, ma perché Ancelotti ha anche sbagliato la formazione l'altra volta col Cagliari. E quindi dobbiamo stare attenti, non possiamo rischiare con queste squadre come Verona, Brescia di prendere gol e poi di chiuderci dietro, non possiamo permetterci una cosa del genere. Non possiamo, non possiamo, non possiamo. Questa difesa veramente, Koulibaly è vero, direte però Giuseppe il gol non l'abbiamo subito, ma abbiamo rischiato di prenderlo, tant'è che Stepinski ha anche segnato, ma era offside, era fuori gioco, quindi meno male che è stato annullato il gol quello al Verona che era fuori gioco, perché sennò veramente passavamo in svantaggio e poi non so la partita come sarebbe finita a quel punto. Poi, per quanto riguarda ragazzi, quindi vedete, Napoli insomma che sì, ha fatto poi la partita, non ha giocato benissimo, però poi almeno finalmente si è vista la risposta con Milik che, rientrato forte dal gol in nazionale, ritorna realizzando una doppietta. E questo mi fa molto piacere perché comunque Milik era stato troppo sottovalutato secondo me dal popolo partenopeo. Perché non è vero, Milik è stato infortunato 2 anni, ha avuto questo, ha avuto quello, ha avuto vari incidenti comunque che gli hanno impedito di fare il meglio, insomma, perché comunque il primo gol che ha fatto comunque ieri è un gol alla Milik, quindi è inutile che continuiamo comunque a parlare male, perché comunque nonostante tutto Milik i 2 gol li ha fatti, quindi sembra essere tornato e quindi addirittura prima ho letto che potrebbe essere anche titolare mercoledì probabilmente con il Salisburgo. Io me lo auguro, però mi auguro anche che giochi il Milik di ieri e non il Milik di Genk, che secondo me se era il Milik di ieri, quei 4 gol, uno delle 4 di palle le buttava dentro, secondo me. Per quanto poi riguarda gli arbitraggi, ragazzi, purtroppo io sono molto arrabbiato. Io vi avverto che probabilmente, forse in settimana, non è sicuro, ma cercherò di prendere la linea se avrò tempo, non so. Ma comunque, sintonizzatevi su canale 8 verso le 6, le 7, perché io tenterò di chiamare Silver Mele, il giornalista, per commentare il mio sdegno su quello che ho visto sabato, perché ragazzi, quello. Tutti noi che abbiamo visto quello che è successo ieri è stato alquanto clamoroso. Quello è un rigore nettissimo, è un rigore nettissimo negato al Bologna. E non è possibile, non è possibile, non possiamo, non possiamo, non si può non dare un rigore così netto. C'è chi dice, i juventini ovviamente negano tutto, ma è un rigore così netto. Però chiaramente ragazzi, il gol ovviamente all'Inter fu dato il rigore questo con De Ligt con la mano, perché chiaramente era uno scontro diretto e quindi ora quella era una partita accesa, quindi il rigore si doveva dare. Siccome Juve-Bologna è una classica partita che praticamente la Juve deve vincere, quindi ovviamente il rigore non è stato dato e poi chiaramente se ora dava il rigore e il Bologna pareggiava, ora l'Inter a questo punto sarebbe prima. Perché ha vinto 4-3 a Reggio Emilia col Sassuolo e quindi ovviamente non si poteva ovviamente dare il rigore al Bologna, altrimenti ora la Juve sarebbe seconda e l'Inter capolista, quindi chiaramente è stato tutto un trucchetto comunque che hanno ideato, insomma, pur di non far arrivare l'Inter prima comunque.
Per quanto poi invece, e quindi vedete, io su certe cose proprio non riesco a capire perché poi, no, in queste trasmissioni sportive di Rai 1, Mediaset, Tiki-Taka, questo genere, si parla sempre male di Napoli, dei napoletani, di tutto. Ora stanno facendo l'ennesima rosica, ci stanno, ovviamente ora devono vedere come devono rosicare, come devono giustificare il Verona di questa sconfitta, perché chiaramente essendo che il Verona, essendo che ci siamo, che gli abbiamo regalato quel primo tempo, ora chiaramente devono trovare qualche scusa per dire che il Napoli comunque ha fatto qualcosa per farli perdere. Chiaramente ora stanno accusando che i tifosi del Verona sono entrati nel secondo tempo, ma se sono entrati per problemi di sicurezza, ma cosa volete? Ma cosa volete? Ma cioè, dico io, ma sono problemi, cioè, sono problemi, insomma, che hanno avuto le forze dell'ordine, insomma, cioè, non c'entra niente il comune, non c'entrano niente, stanno facendo tutte delle rosiche, proprio, io non lo so, stanno veramente criticando al massimo Napoli, di tutto di più. Addirittura il presidente del Verona ha detto che voleva prendere seri provvedimenti per questa cosa. Oddio, da un lato hanno ragione perché hanno pagato il biglietto, è giusto che entrino nel primo tempo, ma se ci sono stati dei problemi, è giusto che vengano risolti e poi diano il passaggio comunque, no? E invece, ovviamente, questo, anche questo è stato criticato. Poi un'altra cosa che io voglio dire che mi dà fastidio, e poi passiamo alle pagelle e concludiamo, che ovviamente un rigore del genere è stato dato alla prima giornata, un rigore negato ieri sera del genere, è stato dato alla prima giornata contro il Napoli e la Fiorentina. E allora qui veramente si fanno però delle differenze, ragazzi, si fanno delle differenze. Un fallo nettissimo di De Ligt, ormai, ormai c'è una regola che dice che comunque il braccio o non braccio, se la palla tocca solamente il braccio è direttamente è rigore, basta. E per me lì De Ligt l'ha toccata con la mano, quindi quello è rigore. E là devi fischiare il rigore, non puoi non fischiare il rigore, non puoi, non puoi permetterti di non fischiare il rigore. È un rigore nettissimo, non è possibile che siamo ormai quasi fra poco, 2019-2020, e non si è ancora risolto questo VAR che è in vigore da 2 anni. Non è possibile, non è possibile una cosa del genere, non è possibile. Io sono stufo di vedere queste cose del genere. Sono stufo di vedere che vengono dati rigori contro il Napoli e poi la Juventus, no, un rigore del genere non viene dato. Perché poi basta il rigore, l'errore ci può stare di Santander, le due parate di Buffon, ci possono stare. Ma quel rigore bisogna darlo perché quello è un rigore nettissimo. Quello è strarigore, strarigore nettissimo. E tu non ti puoi permettere, Irrati, di non fischiare quel rigore. Esigo che Irrati venga espulso almeno per 3 turni, almeno per 3 turni per questo rigore non dato. Io non sono nessuno, ma almeno per come la penso io, un pensiero mio da tifoso, Irrati deve essere sanzionato. Deve essere sanzionato severamente da Rizzoli. Deve essere assolutamente sanzionato severamente da Rizzoli, là, che è quello che comunque comanda gli arbitri. Per quanto poi riguardano, passiamo alle pagelle, che è meglio, argomenti un po' più serio. Meret prende 9 perché fa 3 parate in un'azione che se era, secondo me, Reina non l'avrebbe mai presi queste 3 palle. Io sono più che certo, Meret è nettamente più forte di Reina, nonostante Reina sia più di esperienza e più grande. Meret è un promettente giovane e per me potrebbe essere l'erede di Dino Zoff. Io ho detto. Di Lorenzo 7, io ero rimasto molto deluso da Di Lorenzo nelle prime partite, ma mi devo ricredere perché veramente queste ultime partite le ha giocate benissimo. Uno dei migliori in campo, secondo me. Quindi 7 pieno per Di Lorenzo. Ma qui 6 perché comunque ha rischiato qualcosa, sempre la rischia, ma qui io non capisco, fa dei passaggi a volte che non, veramente non li riesco proprio a capire, a concepire. Dopo quell'errore con la Juve non sono più sereno, ma qui Koulibaly e Manolas prendono tutte e due 6 perché questa difesa non c'è, non c'è, lo ridico a priori, non c'è. Fabian Ruiz un 5,5 perché sempre molto lento, diciamo che il 5,5 lo prende solo per l'assist a Milik, ma fondamentalmente Fabian Ruiz, a parte l'assist a Milik, non si è mai visto, non si è mai visto.
Allan 5 e mezzo, insomma, non è che anche lui ha perso una palla sacrosanta che poteva costare un gol al Verona. Caillecon prende 7, una buona prestazione di José María Caillecon, è ritornato di nuovo con i capelli biondi. Milik 7 e mezzo, 9, non tanto perché comunque non è che abbia fatto chissà che, ma comunque l'importante è che ha fatto doppietta e grazie a lui abbiamo riuscito a portare i 3 punti a casa. Younes 6 e mezzo, insomma, mi ha sorpreso, ha giocato abbastanza bene, quindi un 6 e mezzo lo prendo. Insigne 6 e mezzo, diciamo che è ritornato bene in campo, senza problemi, senza nulla. Llorente e Mertens niente voto. Mertens purtroppo ha preso il palo, stava per raggiungere Maradona, purtroppo. E Piccinini prende 5 meno, perché poi anche qui, ritornando al discorso di prima, è stato negato un rigore a Napoli nettissimo. Milik è stato praticamente trascinato per terra e non è stato un rigore. Quindi per questo l'arbitro Piccinini, nonostante abbia fatto ripetere il rigore a Lecce, era l'arbitro di Lecce-Napoli, comunque prende 5 meno, perché non puoi non dare anche tu un rigore del genere. Semplice. Ancelotti un 5 e mezzo, perché questa squadra deve ancora crescere in difesa. E io sono molto preoccupato perché fra 2 partite, non la settimana prossima, l'altra, mercoledì prossimo, arriverà qui l'Atalanta al San Paolo, che nonostante tutto si sia fatta recuperare 3-3, il primo tempo a Roma ieri sera vinceva 3-0. E quindi ho detto tutto. Quindi ragazzi, siamo in chiusura. Lo sport è rispetto, rispetto allo sport. Ci rivediamo mercoledì se vinciamo, se no domenica. E esigo, ripeto di nuovo, che Irrati venga sanzionato almeno per 3-4 turni per quel rigore non dato. Arrivederci e sempre Forza Napoli. Ciao.